La metropolitana di Piazza Garibaldi si aggancia alla stazione centrale delle Ferrovie dello Stato. Questa mattina si è stato finalmente aperto l'asse attrezzato sottostante la stazione di Piazza Garibaldi della linea 1 della metropolitana di Napoli e il corridoio di collegamento alla stazione delle Ferrovie, dove arrivano treni regionali, Frecciarossa e Italo, e alla Circumvesuviana. Alla cerimonia di apertura sono intervenuti il sindaco Luigi De Magistris e il presidente di Metropolitana di Napoli, Gian Egidio Silva. Beh, questo è un obiettivo strategico fondamentale, il sottopasso che alleggerisce anche il traffico su Piazza Garibaldi. Ricordiamoci che da adesso nella parte sotterranea partono i bandi per l'assegnazione dei locali, quindi ci saranno nuove attività commerciali che non vanno a influire su quelle, diciamo, di superficie, ma si vanno ad integrare. Poi l'apertura della piazza in una parte considerevole, tutto il lato Hotel Terminus, quindi cioè la piazza che progressivamente viene restituita alla città. 16 maggio c'è il municipio, poi c'è l'obiettivo del parcheggio entro fine anno, da impegno preso anche da grandi stazioni. Noi crediamo che gli impegni vanno mantenuti, ma soprattutto vorrei ricordare il risultato che il Comune di Napoli ha ottenuto in sinergia stretta in questo caso con il governo per l'ottenimento dell'intera somma, per l'apertura immediata dei cantieri che consentono il completamento della metropolitana sino a piazza, sino all'aeroporto, e il completamento del finanziamento per tutta la linea 6 sino a Bagnoli. Quindi la metropolitana di Napoli viene oggi considerata una delle opere pubbliche strategiche vere, quelle che servono al paese, che ha un livello, insomma, non solo cittadino ma nazionale. Quindi siamo molto soddisfatti, e aggiungo di un ringraziamento che va ai lavoratori. Adesso bisogna lavorare insieme, comune, imprese, lavoratori e sindacati, per fare presto e bene, perché la serietà di una città deriva anche dal rispetto degli impegni e dal rispetto dei cronoprogrammi che si danno da parte di tutti. Noi ce l'abbiamo, noi il nostro impegno l'abbiamo mantenuto. Adesso tocca a tutti gli altri. Questo è sicuramente una chiave di interpretazione molto importante, ma non è solo quello. Questa piazza è sempre stato un buco aperto, che mai nessuno ci ha messo mano, nessun architetto, ed era diventato un po' un punto dove tutte le contraddizioni della zona si ritrovavano. Io credo che così abbiamo cominciato a dare ordine alla piazza. Naturalmente riteniamo che non basta un buon progetto per risolvere tutti i problemi sociologici che erano legati a questa piazza, però mi sembra già un passo importante.